Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Climax. Allora, questo sarà un breve video dove vi porterò con me alla ricerca di spot nuovi, quindi quando adesso avrò qualche ora disponibile verrò a provare degli spot nuovi. C'è da dire che mi sono dovuto organizzare per fare questa cosa, perché ovviamente non potendo portarmi via tutto, ho dovuto minimizzare veramente all'osso quasi tutta l'attrezzatura, quindi adesso vi farò vedere anche come mi sono organizzato, perché ho veramente poca roba. E basta ragazzi, ora sono sto pescando in uno spot nuovo, perlomeno per noi, e niente, ho veramente 3 orette a disposizione per capire un po' com'è la situazione. Ovviamente non è pasturato, quindi non è stata fatta nessuna pasturazione preventiva, e basta, quindi pronti via. E mi sono messo in pesca. Adesso in questo video vi faccio vedere appunto come mi sono organizzato per affrontare questa sessione e le varie altre sessioni che affronterò di questo tipo per trovare spot nuovi. Allora ragazzi, per affrontare questa sessione ovviamente ho dovuto minimizzare appunto tutta quella che è l'attrezzatura, quindi ho dovuto veramente scegliere cosa portare e cosa non portare, anche perché ho preferito non avere il carrettino, quindi voglio spostarmi a piedi e voglio essere molto agile, avere poca roba, proprio perché non conosco i posti dove sto pescando, quindi voglio essere agile e camminare senza avere, diciamo, il peso di un carrettino o di 20.000 borse. Quindi oltre all'attrezzatura da pesca ho dovuto limitare anche quella video. Difatti questi video li girerò unicamente con l'iPhone. Adesso ragazzi vi mostro come mi sono attrezzato, cosa ho scelto di portarmi via, le scelte che ho fatto per fare questo tipo di sessioni, e appunto adesso le vediamo assieme. Quindi partiamo dall'attrezzatura video. Come vi dicevo, sto usando l'iPhone e come diciamo supporto per l'iPhone sto usando un cavalletto della Manfrotto. Eccolo qui, quindi cavalletto, telefono molto veloce. Allora, poi guadino, eccolo qui ragazzi, sempre guadino, poi 2 canne con picchetti ovviamente per essere veloci. In questo caso sto pescando a destra e a sinistra perché ho questa pianta in mezzo, quindi ho deciso di pescare alla destra e alla sinistra. Sto pescando davanti a quella pianta e poi davanti a quella, quindi quelli sono i miei 2 riferimenti. Poi andiamo avanti. Un'altra cosa da portarsi sempre dietro è la culla, materassino, barchetta, insomma qualcosa dove poter sempre appoggiare il pesce in tutta sicurezza, da non fargli male, che sia morbido, cambio le sponde. Quindi mi raccomando, questa va sempre portata dietro, anche con dei setup molto ridotti. E poi ho la sacca per l'acqua. Allora, nella sacca della culla, che è quella lì, dentro ci ho messo i picchetti e la borsa dell'acqua, quindi all'interno, poi diciamo chiuso in valigetta, ho quelle 3 cose. Poi andiamo avanti, qui ho il portacanne della Compact che ormai sapete, quindi dentro ho le 3 canne e poi ci ho infilato il guadino messo lì, attaccato poi con le loro clip che sono qua. Poi in un secchio dentro ho del pellet, delle bombette che mi sono preparato per essere ovviamente veloce in pesca, visto che dove sto pescando non c'è molta corrente, quindi pesco in bombetta. E poi eccola qui ragazzi, la vera chicca di questo setup. Sapete che noi usiamo le borse della Compact, della Corda, e questa credo sia la più piccola che fanno, e devo dire che veramente è molto comodo per fare queste sessioni. Adesso vi spiego il perché. Nonostante sia piccolina, ragazzi, magari a video così non rende, però credetemi, non è grande, è abbastanza piccola, ma all'interno ragazzi, credetemi, vi sta tutto quello che vi può servire per fare questo tipo di sessioni qui. Adesso vi faccio vedere come l'ho attrezzata. Allora, nella tasca qui sopra ho messo dei sacchettini PVA e mi sono messo dei rig pronti, dei loop pronti appunto per farmi i miei amati combi rig, quindi in questa tasca ho messo queste cose qui. Poi veniamo alla parte centrale. Allora,
Gli avvisatori li ho messi qui in questo scomparto. Qui ha un ripiano che eventualmente potete anche toglierlo, però a me fa comodo perché qui metto gli avvisatori e sotto ho un'altra cosa che poi vi faccio vedere. In questa parte ho messo la rig safe, quindi dove ho tutti i miei rig, e la tackle box. Quindi vedete che già in questo scomparto io ho queste due cose che mi servono ovviamente sempre. Poi vi dicevo, qui gli avvisatori. Qui sotto invece, in questa tasca, ho messo delle pop-up, quindi ho scelto delle esche che ovviamente mi hanno sempre fatto prendere, quindi non ho tutte le esche con me, ho portato via quelle sicure. Dentro i loro infuzza, eccoli qui, infatti ho le senza l'IB, ho delle Tiger, delle Choco del Mix Climax e le Choco e delle pop-up. Quindi queste sono le mie esche che so per certo che funzionano, perché sono quelle esche che mi hanno sempre fatto catturare. E poi una piccola compact dove all'interno ho dei leadcore e ho dei piombi, ovviamente non li ho tutti, sono dei piombi diciamo per sicurezza, proprio perché se per caso dovessi averne bisogno ne ho di vario tipo, con dei tendifilo. E vedete che già qui sotto, ragazzi, mi sta tutte queste cose, nonostante sia piccola, ripeto, mi sta veramente tanta roba all'interno. Eccola qua, la metto via, perfetto. Poi in questa tasca mi sono messo dei go, anche qui ho preso quei go che utilizzo praticamente sempre, i nuovi salami, ho il pineapple, ho il, quello lo squid, quindi ho portato quei go che uso sempre. E in questa tasca invece ho messo la parte video, quindi ho un power bank, ho il cavo per l'iPhone e ho il supportino poi per il telefono che sto usando adesso. Quindi ecco come io con questa piccola compact sono riuscito a mettermi dentro tutto quello che mi serve per affrontare queste piccole sessioni in velocità, anche perché, ragazzi, essere agili in questi casi vuol dire veramente tantissimo. E veramente con poca roba io riesco adesso a spostarmi a piedi e andare dove voglio senza avere l'uso del carrettino, perché comunque anche il carrettino, per quanto comodo sia, ragazzi, comunque è un carrettino. Bisogna spingerlo, magari come nel mio caso qui, per arrivare fino a qua ho una salita da fare che in discesa passa anche, ma quando bisogna andare su in salita non è proprio simpatica. Quindi questo è stato il motivo per cui ho scelto di spostarmi a piedi. Basta, ragazzi, adesso aspettiamo un po', vediamo se parte qualcosa, visto che ho visto qualche accenno, non so adesso se siano magari carpe, magari qualche pesce gatto, qualche brema, non lo so, adesso vediamo. E basta, dai. Quindi ecco, ne farò diverse di queste sessioni perché voglio andare alla ricerca di spot nuovi, e quindi ho scelto di impostarmi in questo setup. Non è stato facile perché ovviamente noi vogliamo sempre avere tutto dietro, però diciamo che se ci si organizza bene e si sa quello che si deve portare via, si riesce anche andare a fare sessioni veloci e spostarsi tranquillamente a piedi, quindi andare in quei posti dove magari con la macchina o con un carrettino si farebbe anche fatica ad arrivare. Ovviamente, ragazzi, non ho la sedia, perché per 3 ore non ho la sedia, quindi mi siedo per terra e basta. Il pesce è partito, ragazzi, adesso vediamo cos'è. Guarda te,
Eccola qua, ragazzi. Prima carpa presa. Oh, adesso ve la faccio vedere. Allora, ragazzi, primo pesce. Niente. A me succede sempre così. Una bellissima regina. Guarda che coda che ha, ragazzi, rossa. Mamma, questa mangia gamberi sanissima. Bene, ragazzi, lo spot promette bene. Adesso vi faccio vedere con che rig l'ho presa e con che innesco, ovviamente. Che contento, ragazzi, bellissima, bellissima, bellissima. Adesso vado a rilasciarla. Avete visto che bella? Allora, adesso vi mostro come l'ho presa. Allora, avevo un semplice air rig molto corto. Erano delle bombette che avevo preparato per una sessione. E infatti, come vedete, l'amo è senza ardiglione. Proprio perché dove dovevamo andare a pescare non era consentito l'ardiglione. E quindi questo dimostra che i rig, anche se pur semplici e fatti bene, nonostante non ci sia l'amo con l'ardiglione, si riesce tranquillamente a portare l'acqua di lì, insomma, ecco, quindi non è nessun problema. Allora, vi dicevo, un normalissimo air rig Essential EB, ragazzi, con un chicco di mais finto del 15, quindi l'innesco non è molto grande, bilanciato. Questa boilies veramente ci sta facendo prendere ovunque. Io con queste palline finora ho sempre visto risultati, e sono fenomenali. Gialle di patte col pineapple e sempre il chicchino di mais finto sopra. Anche se non pesco con omino di neve, mi piace sempre mettere anche un chicco di mais quando uso un innesco singolo. Piombo in line, come vi dicevo. Questa cosa importantissima, ragazzi, il piombo si deve sempre sganciare, sempre essere libero in caso di rotture. Adesso non vado a rifare il sacchettino, prendo un'altra bombetta che avevo pronte e la rilancio. Allora, ragazzi, un'altra cosa che stavo notando è che appunto i livelli dei canali, dei fiumi, perlomeno qui nelle nostre zone, si sono un po' ristabiliti, quindi sono tornati alla norma, perché ovviamente per fare queste sessioni, quindi per vedere questi posti, ovviamente prima di venirci a pescare vengo a fare un sopralluogo, quindi giro ovviamente senza attrezzatura da pesca, mi porto via semplicemente la canna col dipper e cerco di capire un po' lo spot in cui voglio pescare com'è. In questo caso sono venuto qui 2 settimane fa a vedere lo spot e, come vedete, mancava tantissima acqua. E però la mancanza d'acqua mi ha fatto capire com'è conformato questo posto. Io per 5 metri buoni avrò, credo, 30 cm d'acqua. Quindi io so che in questo tratto di fiume dovevo pescare al centro per avere la profondità. Quindi se io fossi venuto qui pronti via, magari avrei tirato o nel sottoriva, ma starei pescando in 30 cm d'acqua. Quindi il fatto di aver potuto vedere come era fatto mi ha fatto ovviamente saltare un passaggio. Avevo il dipper, l'avrei visto comunque, ma nel caso in cui non avessi il dipper, è una cosa che mi è stata molto d'aiuto. Quindi, ecco, sono tutte piccole informazioni che devo reperire, devo capire, per poi, se decidiamo di venire a fare una sessione, diciamo più lunga o un po' più importante, perlomeno sappiamo già come comportarci. Però ripeto, ragazzi, avete visto, setup, poche cose, ma quelle giuste, riprendendo un po' il discorso delle certezze, vedete che con poche cose si riesce tranquillamente ad affrontare sessioni. Ora, il posto non è pasturato, quindi il pesce sicuramente è di passaggio, non sta stazionando qui. Però saper dove posizionare il rig ancora una volta dimostra che
l'importanza è sapere dove calare l'innesco, è fondamentale ragazzi. Dopo un paio d'ore di pesca potrei anche già tirare qualche conclusione, ovvero innanzitutto ho scelto lo spot giusto, quindi il fatto di aver calato davanti alla pianta che vi ho fatto vedere prima è stata una mossa vincente, perché comunque vuol dire che quel punto lì è buono. Il fatto che sia riuscito a prendere del pesce nonostante il poco tempo, nonostante non sia stata effettuata una pastorizzazione preventiva e quant'altro, mi fa ben sperare che lo spot sia veramente buono. Il pesce gira, perché oltre a aver preso la carpa che avete visto, ho visto diverse carpe saltare, ho visto diversi scrosci, le vedo bollare, quindi diciamo che questo tratto di canale è abbastanza attivo, quindi questo spot ragazzi, pollicino in su, perché merita molto. Come vi dicevo prima, non ci si arriva in macchina, quindi o tramite carrettino o a piedi come nel caso mio oggi, quindi molto molto agili, e quindi questo potrebbe essere uno di quegli spot dove potremmo effettuare una pasturazione preventiva. Basta ragazzi, adesso ho un'altra mezz'ora, circa 40 minuti, vediamo se riesco a prendere un altro pesce, altrimenti per quel che mi riguarda è stata una mattinata molto produttiva, quindi sono contento e basta. Bene, sessione terminata ragazzi. Allora, questa piccola sessione dedicata a cercare spot nuovi è terminata. Tirando le somme ragazzi, devo dire che lo spot è molto bello, mi piace, e sicuramente verremo a fare dei video qui, perché appunto lo scopo di queste piccole ricerche è quello di trovare degli spot nuovi, ma soprattutto cercare degli spot dove poter effettuare delle pasturazioni preventive, quindi ovviamente cercando un posto dove non ci sia molta gente che ci pesca, quindi è quello un po' l'obiettivo, motivo per cui mi sono attrezzato con poca roba per girare a piedi, proprio per lasciare la macchina altrove e inoltrarmi diciamo a piedi dove devo andare. Quindi ripeto, sessione positiva, una carpa siamo riusciti a vederla, quindi mi fa ben sperare, vuol dire che si alimentano qui, vuol dire che lo spot è buono, ne ho viste parecchie saltare, ho visto parecchie bolle, quindi ripeto, lo spot mi sembra molto vivo. Detto questo ragazzi, adesso faccio su le mie poche cose, e in questo spot ripeto sono quasi sicuro che torneremo a fare una sessione anche con Max ovviamente, e però ripeto, quando adesso mi capiterà di avere quelle poche ore, le dedicherò proprio a cercare questi spot, quindi spero e mi auguro che vediate ancora altri di questi piccoli video. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e restate sempre connessi con Climax. Ciao ragazzi.